Ciao ragazzi, sono Marco, buona serata e bentornati sul mio canale. Oggi voglio tornare a parlare di domotica a basso costo, perché voglio parlarvi di questo piccolo apparecchio che ho comprato su un e-commerce cinese. È già il secondo che compro. Il primo è già qualche mese che lo sto utilizzando nel mio ufficio e funziona veramente veramente bene. Apparecchio che vi consentirà di collegare le luci di casa in maniera domotica, quindi vuol dire che si potrà sempre utilizzare chiaramente il classico interruttore. Potete utilizzare, se ce l'avete, tipo Alexa o Google Home. Alexa, accendi lampada. Alexa, spegni lampada. Oppure chiaramente potrete utilizzare anche il telefonino. Col telefonino potete con l'applicazione creare delle scene, quindi accenderlo e spegnerlo a determinate ore o a determinati giorni. Se poi avrò un attimo di tempo vi farò vedere anche come funziona l'applicazione. La cosa che mi interessa comunque è parlarvi del dispositivo e farvi vedere come funzionano i collegamenti che sono veramente veramente semplici. Allora, apparecchio che costa veramente veramente poco rispetto ai suoi competitor, perché un apparecchio del genere di solito costa dai 15 ai 25 euro. Questo è un apparecchio che costa di listino 10 euro, ma se fate un giro sui vari siti di e-commerce lo trovate intorno ai 4, 5, 6 euro. Adesso su Banggood ho guardato oggi, costa 7 euro. Io questo l'ho pagato $6.50 il mese scorso e $6.50 sono €5.50. Il primo che ho comprato qualche mese fa, l'avevo comprato su un altro sito, non mi ricordo dove, e l'avevo pagato addirittura €4.50. Allora, questo, come vi dicevo, funziona con Smart Life o Tuya, che sono le sue due applicazioni. Adesso è uscito un altro modello che funziona con Evilink, che se la conoscete, Evilink è l'applicazione che funziona con di solito con i Sonoff. Io a casa mia ho collegato tutto con tramite Sonoff, quindi ne ho già ordinato un altro e lo utilizzerò a casa. Allora, quello che ho comprato 3-4 mesi fa lo sto già utilizzando nel mio ufficio, questo andrà collegato invece al bagno del mio ufficio. Allora, niente, ora partiamo con col farvi vedere come funzionano i collegamenti. Prima cosa però vi faccio vedere il dispositivo più da vicino. Questo è l'apparecchio, spessore dell'apparecchio 2 cm e grandezza 4 cm x 4 cm. È leggermente più piccolo di un Sonoff Mini. Sonoff Mini è 4 cm 1 x 4 cm 1. La cosa che mi è piaciuta tantissimo di questo apparecchio nel montarlo sono i punti per il cablaggio. Come vedete, i morsetti sono veramente veramente grossi, sono fatti a baionetta e consentono di poter inserire anche dei cavi di grossa dimensione. Chiaramente qui davanti troviamo delle viti, come vedete sono anche queste belle grosse, quindi non dovete andare a cercare un cacciavite piccolo streminzito per fare i collegamenti, va bene anche un cacciavite di grosse dimensioni. Allora, apparecchio che funziona con la corrente da 110 a 240 volt, può supportare fino a 16 A di potenza e funziona esclusivamente con la banda da 2.4, non con la 5. Quindi se per sbaglio siete collegati con il telefonino con la banda 5, non riuscirete a fare il collegamento. Quindi la prima cosa che vi consiglio di andare a fare, prima di creare il collegamento, è di andare a vedere che banda state utilizzando sul telefonino. Nella parte del retro troviamo il LED, luce LED, che serve per vedere se il dispositivo funziona, e in più, qui vedete, c'è questo pulsante per creare il collegamento. Bisogna tenere premuto il pulsante per qualche secondo, quando la luce inizierà a lampeggiare in maniera veloce, lasciare e creare il collegamento con il telefonino. Come vedete qui ci sono dei punti, dei buchi che servono per la dissipazione del calore, perché questo apparecchio ovviamente sta inserito nella scatoletta 403. La scatoletta 403 è la scatoletta nel muro dove vanno collegati gli interruttori. Quindi rimanendo all'interno, può darsi che d'estate diventi caldo, quindi i buchi servono per la dissipazione. Vediamo come si effettuano i collegamenti. Partendo da destra, i primi due collegamenti S1 e S2 vanno collegati all'interruttore o al deviatore, nel mio caso all'interruttore. Quindi primi due cavi all'interruttore. Terzo collegamento serve per il neutro, c'è scritto in, quindi vuol dire che è in entrata, quindi arriva dalla presa, quindi cavo blu che va alla presa. Quarto collegamento, sempre il neutro che va collegato alla luce.
Quinto collegamento, c'è scritto L in, quindi è la fase in entrata, quindi vuol dire che il cavo serve per portare la corrente. Quindi dalla presa, chiaramente dopo aver fatto arrivare il cavo della corrente alla presa, dobbiamo farlo arrivare anche alla luce, quindi ultimo collegamento, collegamento che va direttamente alla lampadina, quindi in uscita. A partire da destra, primi due collegamenti rossi sono quelli che vanno collegati all'interruttore. Poi, terzo collegamento neutro che va direttamente alla presa. Quarto collegamento, uscita del neutro, come vedete, che va collegata alla lampada. Quinto collegamento, come vedete io l'ho fatto nero, di colore nero, in entrata, quindi vuol dire che arriva la corrente dalla presa. Ultimo collegamento, che io come vedete l'ho fatto di colore marrone, ultimo collegamento che va alla lampada, quindi dà alimentazione alla lampada. Chiaramente dopo aver creato i collegamenti possiamo accendere la luce sia con l'interruttore, con l'applicazione che è la Smart Life, vi ricordo, Smart Life o Tuya, io ho utilizzato la Smart Life. Oppure utilizzando Alexa o Google Home. Alexa, accendi lampada. Alexa, spegni lampada. Anche quest'oggi siamo giunti al termine della recensione. Mettete un like se vi è piaciuta. Se avete qualche problema o volete sapere qualche informazione, scrivetemela qua nei commenti e buon weekend.